Sono in cinque, almeno irregolari, cinque ragazzi, ma poi ce ne sono tanti altri avventizi che vanno e vengono. Il luogo di ritrovo è il Catuso. Il Catuso letteralmente è soltanto il tubo di scarico di una casa, ma quell'insegna nera diventa un posto dove radunarsi ogni mattina ad aspettare la vita, ad aspettare il futuro in un momento senza tempo a metà degli anni 50. Sono in cinque, ogni mattina si ritrovano lì e da lì dipartono tante strade. C'è la strada quotidiana del biliardo, c'è la strada della cappelluccia dove vanno a riunirsi a prendere un po' di fresca e a cantare, c'è la strada della pagliera dove 4-5 volte l'anno si va a fare uno schiticchio, mangiata e sesso a pagamento. Questa è la vita di questi ragazzi, una vita vuota in attesa di qualcosa che probabilmente accadrà, la vita. E arriva la vita, arriva all'improvviso, senza dire niente a nessuno, si dovrà pagare pegno a Catuso. E questo gruppo si sfalderà e sarà proiettato ai quattro angoli del mondo. Ci sarà una rinascita? Pare di sì. Una rivincita, probabilmente ci sarà un nuovo casuale incontro al Catuso dopo anni di dimenticanza.